Dio ha comunicato con il suo popolo nel corso della storia e le sue parole sono state scritte in quella che chiamiamo Sacra Bibbia. Ma qual è la sua origine? È molto difficile avere delle risposte chiare e definitive sull'origine e il periodo di composizione e di conclusione della scrittura. Sulla conclusione più o meno si concorda che intorno al 50 a.C. l'ultimo libro della Bibbia, il libro della Sapienza, sia stato scritto. Ecco, questo è un po' ma determinare bene le fonti e il periodo è molto difficile. La Bibbia è stata oggetto di molte trasformazioni nel corso del tempo. Sappiamo però che i materiali antichi su cui si scriveva erano la pietra, l'argilla, la pergamena, il papiro, fondamentalmente sono questi, anche il metallo, sono questi i materiali principali sui quali si scriveva nell'antichità. Scoperte archeologiche provano la veridicità della Bibbia. Nel 1948 si è cominciato a ritrovare questi rotoli nelle grotte intorno al sito di Qumran, intorno al Mar Morto. I manoscritti del Mar Morto ci riportano a 1000 anni indietro quasi come rispetto al testo biblico. Sono stati scoperti circa 900 rotoli che contengono per un terzo testi biblici e due terzi testi extra biblici, rotoli che non sono parte del testo biblico. Quindi da una parte abbiamo l'importanza per la storia del testo della Bibbia, dall'altra l'importanza è data dal fatto che noi abbiamo una testimonianza diretta di un periodo che finora era sconosciuto. La parola Bibbia viene dal greco, significa libri. Questa raccolta di testi sacri fu scritta inizialmente in ebraico. La traduzione in latino, chiamata Vulgata, fu curata da San Girolamo nel secolo IV. È importante perché ha riportato l'attenzione dei cristiani all'importanza del testo ebraico. La lingua parlata era il greco al periodo, con questo fenomeno dell'ellenizzazione ormai diffusa in Medio Oriente, e San Girolamo ha riportato l'attenzione al testo ebraico, quindi ha proposto una nuova traduzione della Bibbia latina che univa la tradizione ebraica con quella greca. Quindi questa è l'importanza di San Girolamo per la Bibbia. Grazie al contributo di San Girolamo abbiamo un gran numero di traduzioni della parola di Dio. Per quanto ho potuto vedere, nel mondo esistono circa 7.000 lingue e la Bibbia è stata tradotta più o meno nella metà di queste lingue, quindi poco oltre i 3.000. Una ricchezza storica, archeologica e divina. Questo è la Sacra Bibbia.